Pope Francis criticized society's obsession with staying young. The pontiff defended the beauty of old age during Wednesday's general audience from St. Peter's Square. After greeting the faithful, the Bishop of Rome reached the altar with the help of a cane, continuing his catechesis on old age. The Pope spoke of his confusion at the increasingly frequent attempts to erase the mark of the years. Alimentare il mito dell'eterna giovinezza, e si fa tanto per riavere questa giovinezza sempre, ma tanti trucchi, tanti interventi chirurgici per apparire giovani. Mi viene in mente le parole di una saggia attrice italiana, la Magnani, quando le hanno detto che dovevano togliere le rughe e le dice: no, non toccarle, tanti anni ho avuto per averne, non toccarle. Toccarli per diventare giovani, ma giovani di faccia. Quello che interessa è tutta la personalità, quello che interessa è il cuore, e il cuore rimane con quella giovinezza del vino buono, che quanto più invecchia più buono è. The Holy Father said that the elderly have a beauty that must be appreciated. To achieve this, he recommended observing their tenderness. Io vorrei sottolineare questa parola, la tenerezza dei vecchi. Guardate un nonno, una nonna, come guardano i nipoti, come carezzano i nipoti. Quella tenerezza, libera da ogni prova umana, che ha vinto le prove umane, è capace di dare gratuitamente l'amore, la vicinanza amorosa di uno per gli altri, e assomiglia tanto, ma assomiglia, non dirò, ma apre la porta a capire la tenerezza di Dio. The Pope lamented that nowadays old age is despised. He said that old age is not the end, but quite the opposite. Quando noi pensiamo alla vecchiaia così, poi diciamo: come mai questa cultura dello scarto decide di scartare i vecchi perché non sono utili? I vecchi sono i messaggeri del futuro, i vecchi sono i messaggeri della tenerezza, i vecchi sono i messaggeri della saggezza di una vita vissuta. Andiamo avanti e guardiamo i vecchi. Grazie. She could die at any moment. It was 2011. 10 years later, that medical diagnosis has not come true, thank God. It's all thanks to the intercession of John Paul II, who still helps others today. These cases are not the only ones. More than 15,000 testimonies of extraordinary favors attributed to Karol Wojtyła have reached the Vatican. Even a relic with a few drops of his blood gathers crowds in the streets and lead to countless new miracles. John Paul II is still alive.